Partenza e arrivo ad Aprica nella tappa valtellinese del Giro d'Italia Giovani Under 23, che ha visto 145 campioni della due ruote risalire il Mortirolo da Monno, attraversare Grosio e poi risalire il passo dal versante classico di Mazzo fino a ridiscendere dalla dorsale di Trivigno per tornare poi alla località turistica più rinomata del Tiranese. Un nuovo successo per il territorio della provincia di Sondrio, che con le sue scalate mitiche non può mancare nel programma delle gare ciclistiche più prestigiose. Per la cronaca, a dominare la sesta tappa la Colombia con il trionfo di Juan Diego Alba, classe 97, alla sua prima vittoria stagionale. Dietro il connazionale Heiner Augusto Rubio Reyes, autore di una lunga fuga e in testa nella scalata del Mortirolo, quarto posto per la maglia rosa Andres Camillo Ardilla, che con la tappa di Aprica ha incrementato di 4 minuti e 13 secondi il suo distacco in classifica nei confronti del secondo Alessandro Covi. Primero que todo, darle gracias a Dios por un nuevo día, una tappa bastante dura como la es el Mortirolo. Credo che oggi sia stata una tappa molto dura, soprattutto per la scalata del Mortirolo, dai due versanti. Con la mia squadra abbiamo cercato di affrontare questa frazione con la giusta tranquillità, anche in vista delle prossime tappe del giro. Un grande successo per il nostro territorio, spiega Andrea Negri, assessore al turismo di Aprica. Intanto oggi è decollata una nuova manifestazione legata alla due ruote, la Gran Fondo Gavi e Mortirolo, di Sceno fino a domenica, con testimonial Damiano Cunego e tantissimi eventi. Giornata clou prosegue, Negri, quella di domenica, con protagonisti tre passi che hanno segnato la storia del ciclismo, Gavia, Mortirolo e Santa Cristina. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita di questi eventi, conclude, il pubblico che con la sua presenza ha reso e continua a rendere le nostre iniziative vincenti.